C'è stato un concorso, i 10 migliori panettieri della provincia di Varese. Ho vinto! Quando vinciamo, la comunità europea ci premia regalando a ciascuno di noi master, corsi di specializzazione. Ci mandano in giro per il mondo a specializzarci. Ci mandano in Francia, dove impariamo a fare le baguette. Ci mandano in Austria, dove impariamo a fare gli strudel. Ci mandano in Sicilia, dove impariamo a farci i cazzi nostri. Quest'anno c'era poco denaro, hanno dovuto optare per delle soluzioni alternative. Dove mi hanno mandato, secondo voi? Dove mi hanno mandato? Hai spoilerato! Dopo ti strappo gli occhi, te li attacco sul culo, così vedi tutte le cagate che dici. In realtà mi hanno mandato a Baghdad. Mi hanno mandato a Baghdad a fare il pane per gli ispettori dell'ONU alla ricerca delle armi chimiche. E chi non conosce Baghdad? Baghdad, città allegra. Feste di piazza tutte le notti. Scoppiettio di petardi agli angoli delle strade. I fari delle discoteche sempre accesi. Quanta allegria Baghdad. La rottura di coglione Baghdad sono gli ispettori dell'ONU. Fissati nella ricerca delle armi chimiche, le vanno a cercare da tutte le parti. Armi chimiche. Dove le cercano? Sotto le piastrelle. Dietro i sacchi della farina. Sotto i muri. E poi c'è uno schifoso che per cercare le armi chimiche indossa due lunghi guanti di gomma e viene a praticare sul mio corpo innocente manovre molto poco ortodosse. È capitato più di una volta, più di due, che l'incauto durante le sue manovre non opportune mi infilasse un dito nel sedere. Non c'è niente da ridere. Come può testimoniare chi ha provato? Chi fra i presenti ha provato ad avere un dito nel sedere? Non il vostro, è quello di un forestiero. Chi non ha provato deve fidarsi della mia testimonianza. Dito nel culo, con me? Parliamone. Dito nel sedere, con me. La prima mezz'ora si sa, è la novità. Dopo un'ora mi scendevano due lacrimoni salati, ma io tenevo duro perché sapevo di sacrificarmi per la pace nel mondo. Dopo 3 ore della pace nel mondo non mi interessava più un cazzo. Dopo 4 ore ho chiamato l'ispettore dell'ONU e gli ho detto: se quello che cerchi sono le armi chimiche, fra mezz'ora te ne sparo una io. Ma la cosa è andata avanti un mese, 2, 3, 4, 5, 6. Una bella mattina non ci ho visto più, l'ho affrontato e gli ho detto: signor ispettore dell'ONU, la storia del dito nel culo finisce oggi. Mi guarda e mi dice: signor Chiodaroli, voglio farle una confidenza. Mi dica, io non sono un ispettore dell'ONU. Cosa? No, sono un turista. Sì, ho vinto un viaggio premio coi tappi dello shampoo, ho visto che lei non si lamentava, ho approfittato. Morale, e chiudo, armi chimiche sì, armi chimiche no, quando parte un missile va sempre a finire nel culo dei poveretti.